Buonasera ai nostri telespettatori, apriamo questa edizione con l'aggressione compiuta da un uomo ai danni di una minorenne che passeggiava lungo il centralissimo corso Garibaldi. La ragazza era appena uscita da un internet point quando, all'altezza della Rocca dei Perugini, è stata presa sotto braccio da un uomo che ha tentato di portarla via con sé, probabilmente con intenzioni a sfondo sessuale. La giovane ha tentato una disperata difesa, tanto da ricevere un pugno in pieno volto. A quel punto la poveretta ha cominciato ad urlare, facendo fuggire l'aggressore. Sul posto sono immediatamente giunte le pattuglie di carabinieri e polizia, che hanno fatto scattare una massiccia caccia all'uomo su tutto il comprensorio. Anche per questo episodio a nulla sono servite le telecamere della Polizia Municipale. Quella di Corso Garibaldi è infatti coperta dalla impalcatura di un cantiere edile, cosa questa che ha scatenato le ire del centrodestra, a cominciare dal capogruppo di Alleanza Nazionale Giampiero Panfili, che ha chiamato in causa le responsabilità della Giunta Municipale. Pietro Manna. È emergenza criminalità? A Spoleto sì, come in tutta Italia. Io penso che gli italiani ne hanno le tasche piene, diciamo, non altre cose erotiche. Ne hanno proprio le tasche piene, non è sicura dentro la casa né fuori né niente. Prima era un'oasi di pace l'Italia, adesso. Allora a questo punto io proporrei di ritornare agli anni 30, quando c'era quel signore dalla camicia nera. Allora vedremo che gli italiani saranno più sicuri. Corso Garibaldi e i suoi vicoli non sono più sicuri come prima. Allora, nonostante sia stata segnalata a chi di dovere questa situazione, quei pericoli che sono ovunque qua, non abbiamo visto comunque dei cambiamenti a livello concreto e quindi avverranno? Avete paura? Molta, soprattutto di notte. E passiamo ad un argomento fortunatamente più leggero. Si è tenuta ieri al ristorante San Lorenzo la tradizionale cena di Natale della Con Spoleto, che ha avuto come ospite d'eccezione il nuovo presidente del festival, il maestro Giorgio Ferrara. Una settantina gli invitati, la metà dei quali operatori turistici e ristoratori del comprensorio. Ferrara ha annunciato che al prossimo festival di Spoleto tornerà l'orchestra di Charleston, la città statunitense con la quale si sta tentando di ricostruire quella forte sinergia che aveva reso famoso il Festival dei Due Mondi. Il maestro Ferrara è deciso a fermarsi stabilmente a Spoleto per lavorare alla 51esima edizione e proprio per questo ieri ed oggi ha visionato alcuni appartamenti in centro storico. Dai primi di gennaio si stabilirà nella città del Festival insieme alla moglie, l'attrice Adriana Asti. Ed ora lo sport, che ha visto ieri sera la Maran di calcio a 5 superare la Levinson Roma. I blu arancio del presidente D'Attanasio sono ora secondi in classifica dietro al Modugno. E per questa sera è tutto, io vi ringrazio, ci ritroviamo domani.